Leggere attentamente il foglio illustrativo. Le ricette di casa mia con Galbanino presentano torta rustica alla laziale. Mia suocera dice che la sua torta salata è la migliore, però mio marito preferisce la mia. Ma perché io ci metto il Galbanino? E tu? Come la fai la torta salata? Vai su galbani.it e partecipa al concorso di Galbanino. I miei non credo che ancora abbiano capito bene cosa facciamo. Cioè, c'è della confusione nei genitori su cosa si fa a scout, su perché lo si fa. Poi per dire, lo scoutismo non è una cosa che costi tanto, quindi magari va anche bene da quella lì, però. L'entrare nei lupetti è stata una cosa di famiglia, perché prima c'era mio fratello e adesso è capogruppo con mio fratello. Quindi a quanti anni hai cominciato tutto? Ho incominciato a 8 anni e adesso ne ho 19, quindi 11 anni di scoutismo. Ti hanno fatto bene tutti questi anni? Lo scoutismo è veramente una grande cosa, secondo me. Cioè, bisognerebbe che tutti la provassero. Da quanto tempo sei scout? 10 anni. 10 anni? Sì. E in famiglia c'erano già scout? Okay. I miei no, però ha iniziato mia sorella quando aveva circa 8 anni, così le altre mie due cugine, e poi ho iniziato, io sono la quarta della famiglia, però i nostri genitori non hanno mai fatto scoutismo. Sinistra, sulla ca, sulla ca, sulla gamba del compagno. Arriva papà rana, facini, arriva mamma rana. Noi veniamo stereotipati un po' come, sì, come dei cretini, insomma, cioè non c'è poco da fare, cioè mettersi a 25 anni in calzoncini corti a fare delle canzoncine, visto da fuori ovviamente può sembrare stupido, in realtà non lo è, però secondo me per spiegarlo bisogna viverlo, cioè c'è poco da fare. E anche il bello dello scoutismo, che alla fine è tutto esperienziale, cioè io posso dirti una cosa, però alla fine non ha lo stesso valore di come la proveresti tu sulla tua pelle. Ed è quello che si fa dall'inizio, da quando hanno 8 anni. Cioè si fanno vivere delle responsabilità, delle scoperte, delle competenze, e sempre più grandi, sempre maggiori a seconda dell'età. E come fai a spiegarlo a uno fuori? Che magari in realtà a 25 anni non si fa neanche una lavatrice da solo. E secondo me c'è questa idea in generale che il Boy Scout sia un po' un alieno che fa delle cose e non si capisce per quale motivo le faccia, ed è una cosa secondo me sbagliata, perché in realtà non è vero, nel senso che siamo persone normali che fanno cose abbastanza normali. È sempre due vestiti uguali con questi strani oggetti al collo, apparentemente è comprensibile che appariamo delle losche persone, poi in realtà quando ci sei dentro capisci che questi aspetti tradizionali sono una parte dello scoutismo. Ma anche tuttora, quando ho detto vado a fare un campo in cui devo tenere i bambini, oddio, ma perché? Chi te lo fa fare? Perché devi andare a bruciare i boschi? Cioè, alcuni li chiamano bruciaboschi, gli scout. In generale, da fuori, lo scoutismo è visto un po' come una cosa strana e più che altro non è ben conosciuto, diciamo così. Zaino che c'hai dietro, c'hai tutto quello che ti servirà in questi giorni? Sì, sì. Qualche ricambio e sacco a pelo, l'essenziale. Cercando di farlo il più leggero possibile, ma poi finisce sempre che pesante. Pentolini per cucinare, gavette. Magliette quante ne hai? Allora, ne ho portate 4 e il catino per lavarle, quindi cerco di rimediare su queste cose per portarne meno.
andiamo prima a vedere. Ma perché si cammina quando si scalda? Non si può stare anche fermi. Ci sono due scuole di pensiero. Il sadomasochista, secondo me, lo fa per piacere. E quindi sostiene che dalla fatica. Che dalla fatica poi uno fa maturare la forza di volontà. Invece il motivo, secondo me, per camminare, un pretesto come un altro per fare conoscenza, non avendo null'altra alternativa, non potendo infilarsi in un baretto, non potendo andare al cinema, non potendo ascoltare musica, camminando in cima al mondo sei costretto a parlare con gli altri. E un, due, tre. Non si va in cielo, non si va in cielo col cardinale. No. No. Io detesto camminare, cioè proprio lo odio. Però poi quando sei lì impari delle cose, impari, non lo so, ad apprezzare magari quello che generalmente non tolleri, che però viene lì e ti dice, non so, vuoi del cioccolato, che magari di solito diresti, vabbè, gira al largo. E sembra una cosa banale, però quando magari si cammina in 20, in 30, tutti stremati, che nessuna voglia, tipo neanche ti spiace Carparola, e sei solo lì che pensi, devo risparmiare il fiato, spero di dare la borraccia al mio amico così non la porto io, mi bevo tutta l'acqua così almeno leggero. Anche le cose più stupide, giusto accorgersi che uno è più indietro, aspettarlo, fare due chiacchiere anche se in realtà non ne hai voglia, fondamentalmente poi diventano importanti e capisci proprio appunto la differenza tra camminare da solo e camminare in gruppo. Cioè che gli scout tirano un po' fuori il bello delle persone, secondo me, giusto nella fatica, nella camminata, la persona che viene lì e si accorge del tuo disagio, del fatto che tu non ce la fai più, ti dà una mano, in quel momento lì per te è proprio tantissimo. Crea dei legami indelebili, perché praticamente è nella strada che siamo in questo mondo di precariato, dove anche le relazioni sono precarie, nella strada tu butti la maschera, perché la fatica ti fa essere esattamente quello che sei. Quindi la relazione che si instaura col tuo compagno di strada che ti dà l'acqua o che non te la dà è vera, non è falsata, perché non hai le energie per falsarla. Quindi necessariamente i legami che si creano sono indissolubili, e gli amici che crescono nello scoutismo sono praticamente dei fratelli, perché anzi vivono a stretto contatto, forse più che in famiglia. Stando sulla strada riusciamo ad avere un rapporto con le persone che in condizioni normali non c'è, perché sulla strada fai fatica e tante volte sei in difficoltà e ti metti a nudo, come tante volte invece non saresti in grado di fare così apertamente. Forse la cosa più importante che ho imparato è fare strada, che è sì fare strada fisica, che può essere faticoso, può richiedere sacrificio, ma anche e soprattutto la strada personale, che penso non sarebbe stata sicuramente la stessa senza questa esperienza. E mi ha insegnato comunque a guardarmi attorno e non a fare una strada andando dritta, ma guardando tutte le possibilità, guardare tutti i bivi e non escluderli solo perché sono i più difficili.
l'imprevisto, secondo me, è la caratteristica. E la precarietà di dover spostare ogni giorno la tenda, di doversi muovere senza sapere poi esattamente se riuscirai a raggiungere il posto che ti eri prefissato di raggiungere. Quindi questa abitudine a rimanere solidi, rimanere allegri, rimanere comunque, rimanere vivi in una situazione di precarietà sul sentiero e poi dopo ognuno a scuola e via. Ti dicono: ma che fai? Ti chiedono pure ma ti pagano? Perché quando ti chiedono che fai quando parti e tu gli dici cammino, dormo in tenda, ti dicono: ma che sei pazzo? E la risposta dovrebbe essere: prova. Fondatore di Baden Powell, cioè l'idea che dei ragazzi, dei giovani, possano costruire la propria identità e vivere l'esperienza dell'essere bambini, giovani, adulti in uno spazio di un'educazione informale tra pari, ma che già li collocasse in una dimensione di responsabilità reciproca, il grande aiuta il piccolo, in una conquista di autonomia, di un'identità che stacca anche il cordone ombelicale. C'è un rischio enorme a gestire o influire sulle decisioni di un ragazzo. Poi, cioè, credo che siano tutte fasce delicate comunque di età, proprio la crescita, cioè si può rivelare una persona fondamentale o di profonda difficoltà per la crescita del ragazzo. Da questo punto di vista c'è come una porta in più aperta, una possibilità in più di avere diciamo un appoggio, un confronto con persone adulte che sono appunto quasi come dei genitori in questo senso, che però non sono i tuoi genitori. Ma ovviamente questo poi dipende anche dal tipo di persona, cioè magari io non ne parlo con i miei di un qualsiasi problema. I ragazzi prendono da te, poi dipende anche da quanti anni ovviamente stanno con te, da quanto li segui, dipende poi da situazione a situazione. Però prendono i pregi e i difetti soprattutto del capo, credo. A me viene in mente che fino a 4 mesi fa io fumavo e uno dei principi anche di Baden Powell era la salute fisica. Ovviamente i ragazzini non li puoi far fumare, soprattutto quelli che gestisco io ovviamente, cioè il reparto. E anche lì, e poi magari me li ritrovavo al campo estivo invece a fumare e gli devo dire di non farlo. È difficile non mettersi troppo in mezzo nelle decisioni quando tu invece magari fai il contrario. È tosto, è molto tosto ogni giorno. Prima i capi ti insegnano, ti accompagnano, ti aiutano, ti danno, come dire, ti fanno la strada. E invece in clan tu sei in strada e loro non ti stanno davanti ma ti stanno a fianco, quindi non è un rapporto completamente capo e ragazzo, è un rapporto capo-ragazzo dove però il capo è siamo alla pari. Allora Michela, lei è una ragazza che ha tantissime qualità, forse a volte un po' le paure ma la bloccano, ma fino a un certo punto, perché comunque la sua determinazione, la sua voglia di fare, il suo coraggio la portano ad arrivare, anche se in silenzio, anche se a volte che può apparire contrariata, ma arriva, ci pensa e poi riesce sempre a far fiorire qualcosa di bello. Questo è in questi 3 anni, io la ringrazio tanto perché è stata una persona importante. Emilio, il mio capoclan. Allora, Emilio è arrivato nel nostro clan 3 anni fa, cioè lui è il capo, però è bello il fatto che è difficile da spiegare, eppure è una cosa molto semplice, cioè
lui è là, non hai dubbi su questo. Lui c'è e puoi essere sincero, devi essere sincero. E questa sincerità che tu senti di dover dare è completamente ricompensata dal fatto che se deve dirti una cosa te la dice, che se non è d'accordo su una cosa te lo fa capire, ma soprattutto che se sei nelle condizioni di fare uno sbaglio ti aiuta, ma non lo fa al posto tuo. Perché spesso la difficoltà di un educatore sia quella di rendere il ragazzo autonomo. Come dicevo prima, non devi preparargli la strada, ma prepararlo alla strada. E quindi questo è uno degli aspetti più caratterizzanti di Emilio, nel fatto che io te l'ho detto, tu lo sai, puoi fare come vuoi. Se sbagli non ti viene a martellare, però tu ti rendi conto che lui c'era, lo sapeva e ti guardava. E quindi questo, e poi ci fa divertire. Stiamo bene, è un bel clan, infatti mi dispiace molto che dici bye bye. È un rischio, perché comunque l'educatore è in una posizione, anche se indirettamente, di potere, e soprattutto se è bravo rischia di riprodurre degli altri se stessi, che è il principale errore in cui poi potrebbe andare a scontrarsi il capo e più in generale lo scoutismo, riprodurre altri scout, mentre invece bisognerebbe sollecitare l'individualità che hai, quindi è in gruppo, è una crescita collettiva e comunitaria, però è una crescita dell'individualità che non uniforma appiattendo, ma insieme aiuta a far emergere. Non è facile, e infatti molto spesso i ragazzi comunque poi finiscono per essere specchio della staff, dei capi, del gruppo, del luogo in cui si trovano. Credo che per la mia esperienza personale sto iniziando a intuire che il mio ruolo di mamma e il mio ruolo di capo scout sono cose diverse. Ho visto mio figlio, è stato alle sue prime vacanze di branco invernali, è tornato a casa e io ho visto da mamma quella magia che avevo sperimentato da capo nei suoi occhi, di un bambino che è stato 4 giorni da solo con degli altri ragazzi che lo hanno accompagnato, ha vissuto un'esperienza sua in cui io non potevo entrare fino in fondo, ma ci sono stata accanto, ha avuto un'esperienza di conquista personale, ha conquistato delle prede che gli erano state lanciate, questo è il nostro linguaggio, e poi mi ha raccontato. Per dire, anche ragazzi seguiti da psicologi o altro, è difficile, cioè nel senso che nessuno di noi, se non per scelta propria, fa studi particolari per gestire queste cose o per dare risposte più o meno giuste ai ragazzi nell'età dell'adolescenza. Quindi cioè, lì sta tutto al capo, cioè la fiducia anche che ci mettono nei genitori nei nostri confronti. A volte alcuni lo percepiscono ancora come un hobby, un parcheggio, diciamo, per ragazzi nel weekend, te li mandi via 2 giorni ogni tanto, si fanno l'esperienza e 2 settimane via in estate. Quello che capita è che il genitore a volte lo molla lì agli scout e poi pensa che lo scoutismo sia un pacchetto che trasforma il figlio da zoticone a manager. Sì, mi dica! No, io non ci sto troppo attaccata in realtà. Lo uso in particolare per scambiare informazioni con quello che potrebbe essere appunto il mio gruppo scout oppure con altri gruppi di amici a livello organizzativo, poi per esempio WhatsApp ovviamente lo uso un sacco, per dire, quindi sì, un pochino ci sto attaccata, però magari social network proprio da rimanere a computer direi di no. Sto una settimana senza telefono e senza internet, è la cosa più bella di tutte. I tuoi non li hai sentiti da quando sei partita? Sì, li ho sentiti, ho ricevuto dei messaggi, ma un paio.
giusto come stai, tutto bene, piove, c'è il sole. Mai, mai, mai. Io l'ho mandato un messaggio e basta. No, anche per me, perché vabbè, ci sto a casa ogni giorno, quindi non c'è bisogno di sentirsi anche quando vado fuori, cercano di darmi un po' di libertà, giustamente. C'è bisogno di un po' di autonomia anche in certi momenti. E nel momento in cui non ce l'hai più ti senti veramente libera? Libera dalle mamme, dai papà, dai social network, dagli amici anche che a volte possono essere pressanti con le nuove tecnologie, allora, arrivano 150 messaggi insieme una volta. E poi è anche bello conoscere persone nuove, alla fine siamo in 30.000, cioè se non riesci a trovare qui un amico o un'amica è veramente grave, penso sia. Come un'opportunità, perché i social network sono sicuramente un modo molto comodo di comunicare anche da varie parti del mondo, però guardarsi negli occhi è un'altra storia. E qui possiamo farlo, ma si può fare ogni giorno se si vuole. Ragazzi in quel momento stavano tornando da un'esperienza che noi chiamiamo hike, quindi un'esperienza nella quale i ragazzi vivono la precarietà un po' della strada e devono assaporare un po' la provvidenza. Quindi si mettono sulla strada senza noi capi e camminano e cercano ospitalità nei posti che incontrano, nelle persone che incontrano. Quella cerimonia che abbiamo fatto è l'accoglienza, quindi il ritorno da questa esperienza. Quindi per noi capi molto importante è chiudere questo momento, che è molto significativo, con un gesto altrettanto significativo. Qual è il gesto più significativo e più forte? Per noi è la lavanda dei piedi, quindi al ritorno da questa esperienza ci è sembrato opportuno concludere con questa cerimonia, la lavanda dei piedi appunto, che significa un po' l'umiltà. Noi capi che laviamo i piedi ai ragazzi è un gesto di condivisione e di accoglienza al ritorno da questa esperienza. Oltre a questo gli togliamo lo zaino e poi gli abbiamo appunto preparato una colazione abbondante in modo per concludere appunto questo momento che per noi è molto forte. Insomma, chiamato dalla gente e alla fine ci hanno ospitato nel palazzetto dello sport. Beh, grandissimo. Spettacolo. Sì, va bene. È stato troppo accomodatevi bello. Sulla panca. Ok. Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio, che io porti l'amore, dove offesa, che io porti il perdono, che è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Bene, come altro gesto di accoglienza vi abbiamo preparato l'autobanchetto. Siete un gruppo privilegiato. Un gruppo pulito. Siete state fortunate. Anche gli scout si davano. Allora, il mio ragazzo non è scout e sarebbe molto bello se lo fosse, perché
solo vivendole queste cose si può capire realmente il perché si fa questo e la gioia e l'amore che ci metti nel farlo. Purtroppo chi non lo vive non lo può capire e quindi praticamente ci sono insulti ogni giorno per questa cosa che faccio e quindi è solo questo un po' il peccato. Sì, io ragazzo non è scout, però si può dire che un po' lo è, cioè nel senso che è munito di principi, è molto alla mano, così lo è o non lo è, quindi comunque mi ci trovo molto bene. Sì, io penso che secondo me se non fosse scout e fosse completamente fuori da quest'ottica non ci starei bene. E lui, poi è bello perché capisce molto quello che faccio e mi incita anche quando gli racconto cosa stiamo facendo adesso. Ah, che bello così! L'unica cosa sono le uscite. Ah, ma non dovevi stare con me questo weekend. È quello lì. Sì, 3 anni. Scout. Sì, scout. Sì. Da tanto? 9 mesi. E niente, io essendo scout facciamo le stesse cose, condividiamo gli stessi principi, forse lui è un po' più scout di me, però va bene. Essere scout e stare insieme è una cosa difficile, che si tiene anche molto controllato, almeno nel mio gruppo, un po' perché non è, cioè soprattutto se si è capi intendo dire, non è il momento. Cioè ci sono momenti e momenti in cui far percepire delle cose ai ragazzi, altri no, non è che uno deve negare il fatto di stare insieme eccetera, però ecco, controllare i propri atteggiamenti è quello di sicuro, quelli sono tenuti tutti credo a rispettarlo. Sì, sì, Genova è un tipo di ragazzi dentro i canigattini. Cioè, questo che ci ha fatto avvicinare alla fine è il fatto che tutti e due avremmo partecipato alla Route Nazionale. E poi ci siamo rincontrati qua. Staff numerose non sono molto, cioè io non le vedo di buon occhio le coppie. Nelle staff invece magari in clan dove si è in due è diverso, anzi può essere una gran ricchezza invece che si sia un'ottima intesa tra le due persone. Poi ovvio che anche lì dipende, anche da che età si parla, se morosi o se marito e moglie, perché anche essere marito e moglie comunque credo che sia una testimonianza fortissima per dei ragazzi del clan. Fare servizio assieme come coppia di coniugi, più testimoni di così cosa c'è? Da quanto tempo sta insieme? Da un anno. Ah, pochissimo. Addio, pochissimo, un anno. Dipende dai punti di vista. Senti, e tu quando è che la prima volta che l'hai notato? Che l'ho notato? 2 anni fa almeno. Un po' prima di lui, che non c'era nemmeno a posto per... ma i maschi. Sì, noi maschi, noi maschi. Senti, una domanda sua, cosa ti piace di Cecilia? È la stessa cosa che mi ha fatto la domanda anche il Don parlando l'altro giorno camminando durante la route. Non c'è niente di lei che mi piace in particolare, è proprio la sua persona. Cioè, è proprio lei che, non so, mi fa... Non lo so, mi fa venire voglia di stare sempre con lei, non c'è un particolare in lei che mi piace più degli altri, è proprio lei. E a te cosa ti piace di lui? È sempre felice, io non sono proprio sempre felice, quindi lui mi fa sempre tornare a sorridere. Da un anno e qualche mese. Almeno un anno, cioè sì, un anno più. Mi pare di ricordare. Michele l'ho conosciuto a Genova,
E in giro la sera si gira, poi magari sabato sera e amici comuni, poi una cosa tira l'altra. Mi ricordo poco di quella sera, quindi però qualcosa deve avermi sicuramente colpito, se non quella sera anche le volte dopo in cui ero lucido. Però non saprei dire cos'è questa cosa. Tu ti ricordi una cosa che ti ha colpito di Michele? Ma, una cosa che ha detto, una cosa... No, più che altro, vabbè, eravamo... sai, si esce, si bevono due birre, quindi si è un po' più allegri e si comincia a parlare così, vabbè, mi raccontava di cose sue, cioè alcuni suoi particolari che mi, non so, mi facevano ridere comunque, poi ovviamente non sapendo chi fosse, poteva essere chiunque, però da quelle due battute magari mi, non so, mi ispirava qualcosa. Credo che l'ultimo amoroso non scout risalga... Sto pensando, mi sa che facevo la terza superiore, quindi un bel po' di anni fa. No, e infatti, no, ma è una cosa che mi sono, non dico ripromessa, però è, cioè lo scautismo è troppo fondamentale per me, non potrei mai neanche provare a spiegare a un altro che cosa faccio a scout, non ci si può riuscire. È solo che fa così tanto parte della mia vita che non posso non condividere questo lato della mia vita con la persona con cui voglio stare. Quindi per me il mio ragazzo deve essere scout, è una garanzia. Sì. Noi ci abbiamo puntato l'argomento, diciamo, del capitolo, perché mi ha scelto il coraggio di amare e uno dei punti era anche la sessualità. Quindi è un argomento che abbiamo affrontato anche di clan e anche coi capi abbastanza tranquillamente, diciamo. Cioè non credo che comunque magari è meglio o più facile parlarne con i capi che hanno età più vicine a noi piuttosto che con i genitori, magari il fatto di avere un fratello o una sorella già, non dico esclude i genitori, però quasi, c'è anche io una sorella e forse viene più facile parlarne con lei piuttosto che con un genitore, perché magari il genitore è una figura un po' è importante, però in queste cose magari ci si vergogna un po', c'è un po' di timidezza e non è proprio facile parlarne con un genitore. Con un capo scout forse è un po' più semplice l'approccio a questo argomento, diciamo. Con i capi scout alla fine, cioè io penso che non hanno tanto di distanza da noi, no, di età, quindi no, viene facile, l'abbiamo parlato, ci abbiamo anche scherzato su, non è... È come un amico più grande, cioè come dicevo prima, cominciano a diventare amici e non più solo capi. E invece con la famiglia, per esempio, sono stata molto fortunata perché io sono la più grande e quindi non avendo altri riferimenti come fratelli o così, ho chiesto ai miei genitori, cioè comunque è stato bello perché non ha messo nessun tipo di paletto, quindi... Io ho potuto chiedere, fare domande, anche stupide, anzi probabilmente molto stupide, mi è stata data risposta e quindi molto contenta. E poi spero io adesso di essere un riferimento per i miei fratelli, perché ne ho due più piccoli e che stanno crescendo, quindi... Mai. Sono stato innamorato due volte, però non sono mai stato... Ma perché io mi fissavo con queste... Soprattutto una volta, veramente ho portato avanti questo innamoramento che poi ha avuto anche delle risposte, è quello che mi ha fregato, delle mezze risposte, no? E che quindi mi hanno un po' fatto ancora di più impantanare. Però comunque, nel senso, sono anche stato uno che non ha mai sofferto la solitudine della vita di coppia, quindi anche per questo che faccio una certa scelta, non ero il tipo che... Dovevo trovare la fidanzata per forza, dovevo andare, no, a ballare per vedere, mai interessato cose del genere. Quindi anche confrontandomi con questo scoglio del celibato, no, e questa mia attitudine, ecco, essere un buon battitore libero, non in cerca per forza della relazione, anche se è chiaro che è una cosa bellissima e che magari mi sarebbe piaciuto scoprire. Padre nostro.
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Paolo e Santa Caterina, pregate per noi. Ma io penso che continuerà perché è una parte di me lo scautismo, mentre la vicenda, ecco, è una delle mie componenti della mia scelta cristiana, che è stato un po' un filo conduttore costante che mi ha accompagnato e che credo mi accompagnerà, mentre l'incontro decisivo, che è quello con Don Gallo, no, è stato un punto di discontinuità, però c'è anche quest'altro binario che è stato meno decisivo, ma comunque non meno importante, quindi mi sento molto legato a questo stile di vita, ecco. E quindi penso che, anche perché gli scout hanno tanto bisogno dei preti, quindi credo che sarò richiesto. Ho avuto le mie crisi, i miei dubbi sulla Chiesa, periodo in cui per poco tempo non ci sono entrato, fino anche alla scelta di entrare in seminario, dove anche lì ci sono stati alcuni problemi, quindi ho allungato un pochino il mio percorso, diciamo. Attualmente insegno religione, sto camminando ancora in umiltà, in obbedienza col mio vescovo per definire, diciamo così, quello che sarà la mia vita e il mio futuro. Attraverso le parole di alcuni nostri amici noi rivolgiamo a Dio alcune preghiere. Che cosa, chi, quale esperienza mi ha rinnovato? Lo scautismo ha formato sicuramente, cioè, aver camminato, fatto strada, aver vissuto uno stile, aver amato certe cose, anche certe persone, non ti lasciano indifferente. Io in particolare mi sento chiamato a cercare di trovare, parlare un linguaggio che sia più comprensibile ai ragazzi, per riavvicinarli alla scelta cristiana. Io credo che ci sia proprio la necessità nella Chiesa di non solo per i ragazzi degli scout, ma anche per i giovani in particolare. No, ecco, non credo che sia andato fuori moda il messaggio di un amore che può andare oltre la morte, che questo è il succo della scelta cristiana, un amore che vince, che resiste anche oltre la morte. No? Credo però che ci siano delle parole, quelle di un po' del catechismo tradizionale, che i ragazzi secondo me comprensibilmente non capiscono più. Ecco, io mi sento chiamato a trovare, come diceva Gesù nel Vangelo, degli otri nuovi per il vino nuovo, quindi rinnovare un po' questi otri, cercare un linguaggio più comprensibile, se vogliamo anche più terra-terra. Beh, hai preso la persona, allora, hai preso quasi la persona giusta. No, cioè, la fede anche lì è una cosa che è molto importante, però diciamo che lo scautismo accetta bene o male tutte le religioni, cioè... Lo scautismo non è che sia ferreo sulla religione, lo scautismo è un'opportunità che ti fa pensare molto ed è quindi utile anche in merito a trovare una propria fede, ecco. Dovrebbe essere un elemento fondante, però essendo noi appunto di quest'età è ovvio che siamo pieni di dubbi, cioè non possiamo ancora dire... E magari ci crediamo follemente, ciecamente, o comunque sì, è la prima cosa nella mia vita, esatto. Però comunque è un punto anche questo della carta di clan, quindi bisogna viverci insieme, esatto, e anche se non si crede comunque bisogna conviverci un pochino, cioè cercare di capire, non ha senso accantonare qualcosa se non lo si capisce. Bisogna studiarlo un po'. Comunque quando scegli di diventare scout, far parte della GESCI, è una situazione cattolica, quindi non puoi accantonare totalmente la fede. Sì, esatto. È un punto, in teoria dovrebbe essere fondante, noi ci stiamo lavorando. Ho fatto un percorso di fede molto travagliato, nel senso che ho fatto la comunione e la cresima a 26 anni e lo scautismo mi ha comunque permesso di fare il mio percorso liberamente, di non avere vincoli né freni alla mia ricerca personale di fede e autonomamente ho scelto di intraprendere un percorso di fede che mi ha portato poi alla comunione e alla cresima e in quel periodo, insomma, ho deciso di farmi in particolare questo tatuaggio perché è una preghiera che ha scritto il Dalai Lama nel 2000, nell'anno giubilare.
in cui, questo è solamente un estratto, che dice che ringrazia di cuore i maestri, riferito ai maestri di tutte le religioni, perché hanno in qualche modo dato agli uomini la possibilità di percorrere un percorso da illuminati, cioè di capire che il fondamento di una religione è l'amore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedico. Cioè, i miei genitori mi hanno dato comunque un'impronta cristiana, questo senza dubbio. Non troppo forzata. Ovviamente i miei dubbi e il mio scarso entusiasmo magari a volte c'erano, però l'impegno me lo sono preso e ci provo tuttora. Ovvio che mi piacciono cose diverse forse che l'andare a messa. Non so, quest'anno abbiamo lavorato sulla messa anche col reparto, anche con i ragazzini, per arrivare a una messa di fine campo estivo veramente fatta da loro ed è stato bellissimo. Doveva essere fatta nel bosco, poi ovviamente pioveva, quindi ci siamo spostati da un'altra parte. Però c'è tutto, dai canti che si sono inventati loro, dall'atmosfera che volevano ricreare, con anche del fuoco, con delle scenette durante le letture, delle rappresentazioni teatrali più che altro. L'hanno resa loro e forse è stata l'unica messa che gli è piaciuta probabilmente. Loro sono partiti iniziando dicendo giustamente che noi andare a messa. Anche tu da capo, se lo provi anche tu, difficile impegnarti a provare a fargli passare un concetto diverso dalla nostra. Come la fa? L'amore è la gloria, non posso stare al di fuori di lui. Grande è l'amore di Dio. L'amore di Dio è meraviglioso. L'amore di Dio è meraviglioso. L'amore di Dio è meraviglioso. Grande è l'amore di Dio. Cioè, quello che un po' ci frega è che ci piacerebbe sempre, sempre continuare, perché comunque, cioè, almeno per me come capo, stare con questi ragazzi è comunque uno stimolo continuo a crescere anche io come persona, o essere stimolato dai loro dubbi, le loro domande, le loro vite, magari a ripensare anche alla mia vita, alle scelte che ho fatto. Sì, è molto stimolante, è un ambiente veramente stimolante, anche perché i ragazzi, quando si trovano qui, si spogliano un po' di quelle cose, della vita di tutti i giorni, quindi le cose frivole, la TV, i computer, la comunicazione solo digitale, e quindi tornano comunque a essere persone insomma interessanti e si riscoprono anche persone incredibili, secondo me. Magari sono legate a un profilo virtuale dei social network, invece qua si riscoprono come sono. E questi processi in qualche modo toccano anche noi capi, secondo me. Cosa ti aspetti da San Rossore? Allora, innanzitutto per me è una cosa incredibile, perché comunque 30.000 persone in tenda per non una giornata ma ben 4 giorni, c'è la prima cosa che mi viene in mente, un po' di stupore, comunque una cosa organizzativa molto importante. L'altra cosa, quello che mi aspetto, è che è quello che stiamo sperimentando anche adesso in questi primi giorni, che siamo un po' meno, però comunque già veniamo da tante zone d'Italia diverse, e siccome gli scout aiutano, perché
dormendo in tenda, mangiando così, essere un po' sporchi, camminare, faticare, aiutano a creare un legame tra le persone. Questo legame si trasforma in condivisione di vita, condivisione di idee, di pensieri. Questo secondo me è quello che un po' manca anche tante volte nel nostro paese. Non ne va la speranza, cambierà, oltre la siepe va, giubilà. La cosa che mi aspetto è questo bagno di folla, di ragazzi che possano anche conoscersi, possano tornare a casa con un sacco di indirizzi, di altri ragazzi di tante altre parti d'Italia, no? Di tornare, ecco, con un orizzonte un po' più ampio, con dei viaggi da programmare per andare a trovare chi in Sicilia, chi in Calabria o chi in Lombardia, quindi un po' un sentirsi famiglia e quindi riscoprire l'essere scout un po' in tutta Italia. Odio gli scout. Siamo vivi, il maestro è con noi qua. Abbiamo tempo per esprimerci al meglio. Il meglio di noi. La forza della GESC è quella di mantenere la possibilità ai singoli gruppi di sperimentare, di essere laboratorio anche educativo. Quindi è veramente la caratteristica principale della GESC, questa eterogeneità, questa differenza tra un gruppo e l'altro. A volte si sente una tentazione da parte di alcuni che pensano di fare le cose nella maniera migliore del mondo, di ingegnerizzare lo scoutismo, di trovare la ricetta perfetta e poi replicarla in campi di formazione in cui replichi un modello ormai perfetto. Questo modo di ragionare va contro quello che è stata e che dovrebbe essere la GESC, che è appunto quello di chiedere ai capi sul territorio, che a loro volta vedono e hanno contatto diretto con i ragazzi, di cosa hanno bisogno, come quindi interpretare i valori che sono sempre gli stessi e che sono quelli dell'impegno per un mondo migliore, sono quelli per un servizio, quindi una vita anche aperta agli altri, un rapporto anche con la spiritualità sano, quindi una chiesa viva, quindi una chiesa attiva, non passiva, non una religione alienante, ma una spiritualità che liberi. Quindi secondo me è positivo che ogni gruppo sia in parte diverso, ma sentendosi parte e contribuendo alla crescita di un corpo unitario. Sì. Questa è una giraffa, è un murales che ho trovato su un muro a Genova. E niente, per me è una cosa importante, nel senso che mi ricorda sempre di cercare di guardare le cose da un altro punto di vista. E perché comunque la giraffa è un animale particolare, nessun animale ha la dote di poter guardare da così in alto, quindi di poter anche osservare le cose da un'altra prospettiva. E in più poi vabbè, c'è il gioco, che io sono bassa e la giraffa è alta, e quindi questo mi fa sempre ridere un sacco. Conosce gli scout, diciamo che tende a dire odio gli scout, ecco perché. Molti mi dicono sei grande, che bella maglietta, no, figa, anch'io. È molto comodo per il caldo. Facci vedere come fai a fare il turbante.
Esatto, fa vedere come... Questo non è un turbante in realtà, bensì una maglietta. Oh! Una maglietta... E questo dei elefanti la lavi effettivamente? La lavo spesso, sì. È gialla? No, ma è gialla perché è il suo colore originale, eh. Non vorrei che ci fossero fraintendimenti di alcun tipo. E poi lo tiro, sì. Ti è venuto bene? È venuto male. Ma sono bello lo stesso. Tre giorni? Sì, e se poi ieri ci ha lavato la pioggia, vero? Tu? Anch'io, come no? Everybody dance now! Two time! Three time! Let's go! Yeah! L'esperienza della lutta nazionale non è qualcosa di dato, di fisso. A un certo punto la nostra associazione decide che è giunto il tempo di questo convenire dei giovani. La prima RUT nel 1975 è stata esattamente ad un anno dalla fondazione della nostra associazione, che è nata 40 anni fa. Da allora erano 5.000. Poi nel 1986 era un momento di grandi cambiamenti delle coordinate esterne del mondo e quindi si è fortemente concentrata la necessità, diciamo, di riflettere sul tema della scelta capace di aiutare i giovani a affrontare il cambiamento del momento. Dopo 28 anni, in un momento di apparente non futuro, di crisi, di messaggi di giovani sdraiati, un po' schizzinosi, bamboccioni, la nostra associazione ha detto no, oggi è il tempo del coraggio e del futuro da dare in mano a loro, e quindi è stata nuovamente ruta nazionale. Più che dire noi dobbiamo cambiare le cose, possiamo cambiarle, abbiamo gli strumenti per farlo, siamo giovani, belli, carini, effettivamente puoi farlo. E per questo è fondamentale capire le realtà che ci stanno intorno, passare effettivamente all'azione. Magari forse avrebbe avuto più senso impiegare così tante forze per fare concretamente qualcosa, poi vabbè in 4-5 giorni è impossibile, però come impostazione secondo me è molto, molto più proficua, molto più sensata, perché tu dovresti insegnare a dei ragazzi che poi dopo aver riflettuto loro passano a fare qualcosa. A quel punto si potrebbe fare il lavoro di riflessione durante l'anno e poi la RUT potrebbe essere il momento in cui effettivamente uno concretizza quello che ha fatto, più che continuare a parlarne, seppure a livello più approfondito, a livello più ampio, avendo più possibilità. Secondo me manca un po' la parte in cui effettivamente ci impegniamo. Siamo apolitici purtroppo. Rivoluzione. Apolitici. Rivoluzione. La conosciamo. Avanti popolo. Questo è l'originale. Rivoluzione. Vogliamo farlo. Rivoluzione. Noi vogliamo farlo. Rivoluzione. Noi vogliamo farlo. Rivoluzione. Noi vogliamo farlo. Quest'anno con i ragazzi abbiamo deciso per curiosità e con nessuna aspettativa precostituita di andare a incontrare loro coetanei e i loro figli, i bambini delle famiglie di un campo rom nella periferia, diciamo, di Genova. Noi volevamo sapere se voi avete avuto modo o occasione, vabbè, per potervi poi noi raccontare la vostra esperienza, se nelle vostre città avete avuto modo di entrare in contatto con le realtà rom. L'intento era questo, conoscere una realtà apparentemente distante e riscoprire quello che poi in realtà unisce, cioè il desiderio di vivere bene, il desiderio di avere una situazione di vita equilibrata, e notare come per perseguire questo desiderio di equilibrio tu, ragazzo degli scout che vai lì,
hai una serie di strumenti e magari te ne lamenti, ti lamenti della disoccupazione. Questi hanno il tuo stesso desiderio, in più non hanno nessuno di questi strumenti, non sono riusciti ad andare a scuola, sono stati esclusi dal lavoro perché nessuno darebbe lavoro a una popolazione che è stigmatizzata. I campi Rom sono una realtà A, italiana, B, europea, C, mondiale. E quindi a quel punto tu ti fai carico di un problema ed è ancora meglio non andare pensando di aiutare, perché se tu vai pensando di aiutare ti metti la coscienza a posto dicendo ah, una volta ho aiutato delle persone che vivono in un campo rom. Tu non puoi aiutare persone che sono schiacciate così pesantemente dalla realtà cittadina e dal tuo stesso modo di vivere. Uno dei luoghi comuni che è ma i rom vogliono stare nei campi rom. Tendenzialmente no, solo che non hanno alternative. L'incontro dei ragazzi scout con i ragazzi del campo rom ti aiuta a rivedere i tuoi stili di vita, a rivedere quello che della tua vita comporta la necessità dell'esistenza di persone che vivono così. Per esempio il campo che abbiamo, dove siamo andati noi a Genova, è lì da una trentina d'anni, per cui i bambini per esempio con cui abbiamo lavorato erano tutti chiaramente nati in Italia. Capisci l'interdipendenza tra il tuo stare bene e lo stare male di queste persone, perché loro te lo fanno notare, perché ti fanno notare che sei tu che non gli stai dando lavoro, che sei tu che non lo stai facendo andare a scuola, perché sei tu che quando viene a scuola magari lo discrimini o lo escludi perché non ha possibilità di farsi la doccia e quindi puzza, e quindi gli alimentari già fin da bambini vengono emarginati. Siamo andati proprio appunto per conoscerli, siamo andati a far giocare i loro bambini, siamo andati abbiamo invitato alcuni di loro a fare alcuni bivacchi con noi, siamo andati a fare delle cene da loro. L'incontro con persone in difficoltà offre la possibilità di strutturare un pensiero politico che parte dalle esigenze veramente degli ultimi, se vogliamo usare questo termine abusato. Consigliate ai ragazzi della vostra età di fare scout? Perché alla fine ti ritrovi in un ambiente che è proprio bello, che è ispirante e dove puoi essere te stesso e che, in cui davvero riuscire a fare comunità, che è difficile perché alla fine non riesci a creare questo ambiente in altre situazioni, per esempio a scuola oppure non so, negli sport. È un ambiente che è difficile da ricreare e quindi è un po' una magia che agli scout non so come funziona, anche se poi c'è la fatica, c'è tutte queste cose qua che magari possono non piacere. Avevano mandato lei a fare l'ultima richiesta di estorsione a suo zio. Ora immaginatevi questo signore che si trova sua nipote davanti che gli fa la richiesta estorsiva. È chiaro che Alberto si lasciò andare a qualsiasi tipo di commento su di lei, sul clan, sul boss. Il no, unito a questa mancanza di rispetto avuta nei confronti del boss, ha decretato la sua morte. L'hanno ammazzato il 24 luglio del 1991, alle ore 4:30 del mattino sulla statale Appia. L'hanno affiancato con una macchina e l'hanno sparato con una mitragliatrice. Alberto non è morto sul colpo. Hanno fatto in tempo a portarlo in ospedale, a chiamare sua moglie, a portare sua moglie lì. E lì Alberto ha avuto la forza e il coraggio di dire alla moglie chi era il mandante del suo omicidio. Yeah.
incredibile, emozionante, soprattutto vedere così tanti scout della nostra età tutti uniti insieme sotto questo grande palco a cantare tutti insieme, è proprio un'esperienza unica che capita a pochi. Vedere tutto quell'azzurro in un campo enorme è stato bellissimo. Ero molto emozionata perché non si poteva non esserlo e perché l'empatia con una platea di 30.000 ragazzi non può che far nascere un'emozione, una passione, perché si è lì e si sentono tutti i passi che si è fatti per arrivare lì. Guardandoli avevo già l'idea, ma lì mi sono convinta fino in fondo che il vero palcoscenico era loro. Alla fine la privilegiata ero io che li guardava, perché erano loro la route nazionale, non era quello che stava accadendo sul palco. Di accedere comunque ad una rete internet o andare su una piattaforma, quindi le cartoline. E poi le cartoline rimangono, le email si eliminano, non è bello. Tanti saluti, tanti abbracci dalla Route Nazionale. Classico. Cartolina voi? La dobbiamo prendere. Non la fila per prenderla. Sì, la tecnologia c'è, ma le poste esistono ancora, per cui... E finché ci siete voi esisteranno sempre. Sono alla GESCI della Puglia, al Comitato Regionale Pugliese. E io ne ho scritta una particolare, l'ho mandata a casa mia, a mio marito che è deceduto il 20 giugno, doveva essere qui con me. E poi queste invece le sto annullando, con l'annullo perché lui è un appassionato. È la conclusione, nel senso che qui c'è, diciamo, avremo la possibilità di confrontarci con tutti gli altri e di concludere una delle cose più importanti, che è la carta del coraggio, e quindi è una fase comunque importante, però è un'altra cosa, cioè è una conclusione di quello che però è stato appunto il cammino della Route. Però questa è sicuramente una bellissima occasione per condividere tutto quello che tutti abbiamo vissuto, però in modo, diciamo così, forse anche più mondano, però ci sta anche quello, perché ovviamente non siamo solo, diciamo, qui a passare il tempo e a raccontarcelo, però ci saranno i laboratori, quindi sarà molto interessante soprattutto quello, tutte le attività che hanno preparato. Tu sei stato scout? Sì, per un anno e mezzo.
un anno e mezzo e tanta roba. Tu sei knockout? Niente, lui è un mangiapreti. Quindi niente. Tu sei knockout? Quindi su 4, 2 scout, vuol dire che perfettamente siamo, rappresentiamo il. Tu sei stato scout? No. Niente, il comunista. Quello che facciamo è fortemente politico, perché in un momento in cui la politica istituzionale riesce a influenzare poco in realtà le politiche economiche e sociali di uno Stato, di un Paese, uno spiraglio di luce viene dall'educazione, da quindi il campo di questa associazione. Fare educazione senza sporcarsi le mani con temi politici è impossibile, anche se non lo fai lo stai facendo e stai passando la politica di fregarsene. Quindi già da anni l'associazione ha scelto di fare politica, di non essere apolitica e di indicare dei valori precisi che poi sono ovviamente dentro l'arco costituzionale e spingono sui temi cari allo scautismo, l'ambiente, la solidarietà, la dimensione internazionale, la non violenza, tutti questi temi che sono propri dello scautismo rischiano di essere sviliti da un qualunque apparentamento con un partito. Quindi fin da subito è chiaro, movimento politico sì, movimento di parte di un partito no. Conoscevo già innanzitutto perché aveva partecipato a una serata in cui parlava del suo impegno per quanto riguarda l'immigrazione, sì, precedentemente, 4 anni fa. Poi noi anche a IESI con loro avevamo organizzato un piccolo evento così per lei, appunto, perché era una figura che ci aveva subito colpito. E quindi niente, è parecchio che ti chiamo per lei. Per me è un onore presentarvi una donna, prima di tutto, una politica, una giornalista, una scout, la nostra presidente della Camera, Laura Poltrini. Io ho fatto la guida, l'ultimo anno di Coccinella, poi la guida, e sono andata avanti fino al liceo, fino alla fine del liceo. Poi ho lasciato IESI, dove sono cresciuta. Chissà da dove vengono loro. E poi... Dopo un'esperienza di massa così, uno può tornare entusiasta o molto deluso, a seconda delle aspettative che aveva. E quindi può tornare nel suo gruppo e dire non siamo così divertenti come eravamo là, oppure può tornare nel suo gruppo e dire ora possiamo fare davvero qualche cosa che va oltre quello che ci siamo detti. È la sfida di qualsiasi grande evento. L'importante è tradurre questa sensazione bella, anche di stupore positivo, della forza dei numeri, anche numeri che condividono poi tanti valori, tradurlo in qualche presa di posizione importante. Ecco, la mia speranza è questa, anche prese di posizioni politiche, se vogliamo, non partitiche ma politiche, perché l'associazione questo ha scritto nel suo DNA. La cosa più bella e più utile è sicuramente l'impegno, anche perché io come capo, specialmente per quello che riguardava il discorso della carta di coraggio e del capitolo, cerco sempre di mettere il meno possibile, cioè aiutare come possibile, ma il mio sogno è che sia loro veramente, ma non una carta di coraggio, un capitolo guidato dal capo dove il capo vuole, ma che il capo aiuti il ragazzo a realizzare i loro sogni. È quello che ho, cioè di sognare insieme a loro. Lì veramente potremo far pesare anche la nostra presenza, dal momento in cui ci proporremo nella società civile con appunto qualche presa di posizione forte sui temi che più ci appartengono, dal tema della pace che non vuol dire soltanto pace, per esempio come la bandierina della pace, ma anche disarmo. Quindi
cercare anche di capire, è solo un esempio il mio, ma da dove arrivano, c'è un'azienda di Stato, no, che è impegnata nel settore degli armamenti, come ci interfacciamo con questo, che iniziative di legge potrebbero nascere, che campagne, ecco, spero che in questa carta del coraggio, in quello che verrà fuori, possano nascere dei tracciati, dei sentieri di veramente di partecipazione da percorrere insieme. Questo spero che si realizzi con gli alfieri che stanno lavorando in questo momento. Quindi noi votiamo se aggiungere o meno questa frase. Secondo me è emozionante il fatto che noi possiamo contribuire a dire qualcosa. È stato in realtà lungo e duro questo lavoro di scegliere l'alfiere, perché poi anche noi abbiamo fatto delle lezioni che sembravano quasi vere, no? Sembrava che stessimo andando a eleggere veramente un nostro presidente. Forse è una delle poche associazioni che ti permette di poter esprimere sempre con restringimenti che sono naturali, però che ti permette di esprimere il tuo punto di vista, uno senza essere giudicato, o se vieni giudicato per magari errori sui concetti basilari, forse. Però Scout ti sprona a far sentire la tua voce sempre e comunque, a parlare e a non stare mai zitto. Questa carta del coraggio credo sia una grande possibilità che abbiamo, non di cambiare l'Italia, perché è una cosa insomma così, però penso che far valere la voce di 30.000 ragazzi anche a livello nazionale, soprattutto sperare in un cambiamento, in un miglioramento del nostro paese, del nostro popolo, insomma, sia qualcosa di fondamentale. È una cosa che su cui contiamo, perché comunque non sembra, ma riuscire a modificare qualcosa al giorno d'oggi nel nostro paese, dove dobbiamo crescere, dobbiamo cercare un lavoro, dobbiamo comunque viverci, è una cosa che non capita tutti i giorni, e quando capita non te la fai sfuggire. E quindi gli alfieri, che poi ci rappresentano, cercano di fare al meglio il loro compito adesso, no, nelle riunioni, e secondo me è una cosa bellissima che non capiterà se va bene mai più nella mia vita. Quindi io credo che lo scautismo sarebbe già morto se non facesse pensare la gente e non desse la possibilità anche ai ragazzi di esprimersi. Cioè, è anche il motivo secondo me per cui si è evoluto così tanto. Cioè, quel fatto che ognuno può interagire veramente dal basso verso l'alto. Cioè, anche una democrazia veramente reale nello scautismo. Stiamo facendo la pasta fatta in casa. Abbiamo messo la farina, poi le uova, adesso stiamo impastando. No. Tra tagliolini, tagliatelle e pappardelle, a quanto pare. Anche se a me dispiace di non avere gli strumenti adatti per provare a fare con un impasto diverse maccheroni. Tu la pasta l'hai già fatta? No. Prima volta che fai la pasta. Aiuto mia madre qualche volta, ma niente di che. Voi due, qui è un macello. È la peggiore che ho visto finora. Ma è... questa è una qualità diversa. Sembra lo stesso materiale, il risultato è... Posso venire la parola? Chi è che non ha il primo giro? Quello che vedo nei ragazzi è che in generale c'è un po' di disillusione in questa cosa della politica. Secondo me quello che facciamo noi è quello di cercare di far discutere le persone su argomenti, cioè farli discutere in maniera costruttiva, cioè partendo da idee diverse cercare di costruire qualcosa insieme, che secondo me è un po' quello che manca anche alla politica, cioè quindi il confronto, come diceva prima, il confronto e la discussione su alcuni temi. Chiaramente
è bello anche confrontarsi su temi di attualità come per esempio il conflitto tra Israele e Palestina, Striscia di Gaza in questi giorni. Quindi cerchiamo di prendere spunto dall'attualità, perché chiaramente i ragazzi vivono in un mondo attuale che è molto complicato. E però cerchiamo di creare soprattutto un modo di discutere e di confrontarsi che sia non solo io mi barrico dietro le mie idee, ma dato che siamo in una comunità, che appunto è questo insieme di persone che noi chiamiamo clan, io accetto la tua opinione diversa e insieme a te cerco, oltre alla discussione, di trovare un punto in comune e costruire qualcosa. Parto dalle loro paure, che sono le paure che nascono, credo, da un mondo esterno che in fondo troppo spesso gli dice contate poco, non è possibile cambiare. L'ho detto al discorso inaugurale dei lavori della carta, poniamo il nostro onore personale nel dire che è una carta che veramente è libera e vuole liberare il loro protagonismo. Noi segneremo la Carta del Coraggio alle istituzioni nazionali, alla Chiesa, alle istituzioni europee e alla nostra associazione. Ma perché questa Ruth ha riportato nelle parole forti anche la parola politica, nell'accezione più bella e pura che questa parola ha, per noi fortemente collegata al servizio. Ma i ragazzi saranno chiamati a farlo personalmente, nel loro paese e nei loro territori. Ecco, io questo sono convinta che accadrà e accadrà che loro andranno dal loro sindaco, dal presidente della provincia, dal vescovo, a dire questo è il nostro coraggio, quello che noi possiamo offrire. Queste sono le nostre mani e i nostri piedi che hanno dimostrato di saper camminare, costruire. E noi ci siamo. Vi chiediamo di esserci, noi ci mettiamo accanto, creiamo un'alleanza, perché questa è la nostra città ed è quella che vogliamo rendere migliore. Il manifesto si chiama Carta del Coraggio, sottotitolo Diritti al Futuro. L'obiettivo è quello di fermarsi e dire l'associazione in questi anni sembrerebbe aver perso quella spinta, quella spinta anche di stimoli e di innovazione. I grandi capi riuniti in consiglio hanno detto che fare, e dopo questo quesito ha risposto chiediamo ai ragazzi, che è in inglese proprio corretto l'ask the boy di Baden Powell, che è la sovversione dello scoutismo, mettere i ragazzi al centro della loro educazione, dire cosa vuoi fare, e quindi chiediamo agli RS: cosa volete fare? Dove volete andare? Perché l'associazione ci siamo resi conto che sta andando a braccetto con il carrozzone che si sta schiantando verso il baratro. Thank you.
Mi è stato detto che è stato bellissimo, che hanno conosciuto gente nuova, che era quello che speravano, che hanno sentito la potenza dello scautismo, essendo tutti così tanti, tutti lì. E, sì, poi vabbè, la cosa anche organizzativa, ovviamente c'erano le cose un pochino, il cibo faceva schifo, quelle cose lì, però vabbè, insomma, qualche lamentela sì, ma niente di serio. Oggi siamo qui, i 30.000, per raccontare una storia iniziata un anno fa. Ci siamo quindi messi in gioco, capendo che siamo noi che dobbiamo avere il coraggio di compiere il primo passo verso il cambiamento che vogliamo vedere. E per farlo, qui a San Rossore, abbiamo sentito il bisogno di lasciare una traccia indelebile scritta in questa carta di coraggio, diritti al futuro. Abbiamo l'onore di avere qui con noi rappresentanti di tutti i vescovi della nostra chiesa italiana, l'eminenza il cardinale Angelo Bagnasco, il presidente della Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Consegniamo ora la carta del coraggio al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Vorrei dirvi a nome del governo, non a nome personale, vorrei parlare da capo scout, ma subito mi abbatterebbero, anche perché un capo scout serio sa che in questo momento l'87% delle persone presenti sta pensando alla doccia. Io per arrivare a casa ho un bagno di un'ora, anche se saranno le 3 di notte sicuramente, però bagno. Devo confessare che vista dal dentro è una cosa estremamente naturale, ma non perché noi sentiamo che in questo momento il nostro movimento, la nostra associazione è arrivata ai vertici politici del paese, ma perché noi siamo abituati a vedere che le persone che fanno esperienza nella nostra associazione fanno un'esperienza di politica alta, è un'esperienza di cittadinanza piena e quindi di persone che una volta che hanno deciso di terminare il proprio servizio, il proprio percorso scout in associazione, sono chiamati a spendersi nel territorio e molti, tantissimi scelgono di farlo perché sono chiamati a farlo nel servizio politico. E noi, io conosco tantissimi scout che fanno esperienze di amministrazioni locali, di volontariato ad alto livello e quindi, come dire, per noi la cosa non crea né imbarazzo e nemmeno è come dire un sancire il nostro successo, è la naturalezza delle cose. C'è un po' il rischio della fagocitazione da parte di alcuni politici di un movimento, di qualunque movimento. Può essere più o meno stentata e volontaria e può essere più o meno causata da un passato anche associativo. Politici che sono passati di qua ce ne sono tanti, di pessimi, di medi, di buoni. I migliori secondo me non dicono che sono stati scout. Ma al di là del partito politico di Renzi, cioè in realtà lui credo che sia un esempio di quello che è, di quello che punta lo scautismo. Cioè il prendere in mano la situazione, anche avere il coraggio di mettersi in prima linea, indipendentemente dalle idee politiche, eccetera. Però lui ha fatto quello per cui lo scautismo ti chiama a impegnarti, cioè metterti lì a prendere le cose in mano e dire cambiamole. Cioè lui alla fine ha fatto questo, quindi per quello io la trovo azzeccata la sua presenza lì. 1, 2, 3, 5, 6, 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
da Reggio Emilia. Io sono di San Giovanni Teatino San Buceto, che è provincia di Chieti, in Abruzzo. Tra poco sto per compiere 40 anni. Antonello, vengo da Reggio Calabria. E quanti anni? 30. E Niccolò, 30 anni e vivo a Sagrofano, anche se sono originario di Roma. Allora, mi chiamo Giacomo, ho 27 anni, quasi 28, e vengo da Reggio Emilia. Sono Giovanna, ho 20 anni e vengo da Battipaglia, provincia di Salerno. Io sono Giulia, ho 19 anni e vengo da Reggio Emilia. Io sono Linda, ho 18 anni e vengo da Genova. Pietro è un trascinatore. No! Sono Emanuele, sono sudato, non mi lavo la scialle da 3 giorni e puzzo abbastanza. La mia amica Federica ha 19 anni, ha fatto quest'anno la maturità, quindi si è diplomata con gran voti, infatti è uscita con 100, e il prossimo anno le piacerebbe studiare lingue, cioè no, come si chiama, lettere. Forse a Pavia, ma non si sa ancora. Contrario? Allora, Margherita ha fatto anche lei quest'anno la maturità allo scientifico e ha passato il test di medicina, quindi adesso sta sperando di entrare all'università a Genova per poter studiare a casa, diciamo, però per adesso è ancora ferma a Siena. Forse riuscirà effettivamente a riuscire ad entrare all'università lì, se no andrà a studiare appunto altrove. Chiara. Chiara quanti anni hai? 18, appena compiuti. Mio nome è Michele, sono di Genova, sono nato lì e faccio gli scout da quando ho 8 anni, quindi questo qua è il 12° anno e sono prossimo alla partenza e entrare in comunità capi. Io sono Lucia, ho 19 anni e anch'io sono al terzo anno di clan, il mio 12° anno di scout, e anch'io sono di Genova. Io mi chiamo Elisa, ho 19 anni e faccio gli scout da 12 anni. Mi chiamo Filippo, ho 19 anni e sono fresco diplomato al liceo classico con 60, il minimo indispensabile. Ho Giorgia, ho 18 anni e è da 3 anni che faccio gli scout. Mi chiamo Tommaso, ho 31 anni, sono seminarista nel seminario di Pavia da un anno e sono anche uno scout, capo scout, quindi un gruppo Genova 5, dopo una vita intera trascorsa negli scout da quando ero ragazzino in Toscana, poi dagli anni dell'università in poi qui a Genova. Elena Bonetti, vengo da Mantova e sono l'incaricata nazionale alla branca Rovere Sconte, che è la branca di cui stiamo organizzando questo evento. Sono Giacomo, ho 17 anni e vengo da Lugagnano in provincia di Verona. Ciao, sono Michele, ho 18 anni e vengo da Lugagnano in provincia di Verona. E dove sei? Quanti anni hai? 21. Come ti chiami? Sara. Sono Cecilia, ho 19 anni e vivo a Verona. Sono Regnan, ho 19 anni e vengo dall'Albania. Allora, sono Beatrice, ho 18 anni e vengo da San Buceto, che è vicino a Pescara. Francesca, ho 18 anni, vengo da Pescara e faccio parte del gruppo Pescara 1 e il clan si chiama Il Ceppo. Francesca Maria, ho 19 anni. Roberta, pari 4 e... ho 17 anni. Io sono Matteo di Scandiano, ho 19 anni. Emanuele, io. Chiara, da quanto conosci Emanuele? Da poco. Aiuto, ma è una vista! Dai.